Ragazzi, nel video di oggi, boh, ho deciso di fare un raw talk. Avete visto il titolo del video. Oggi in realtà doveva uscire un vlog, ma ho preferito fare, non lo so, ho sentito il dovere di dovervi parlare apertamente e quindi sarà completamente raw, non ci saranno cuts. Aspetta che mi metto un pochino meglio, che sto un attimo scomodo. E niente ragazzi, penso che volevo aggiornarvi sulla situazione, su come mi sto sentendo. Come sapete abbiamo fatto questa definizione scientifica che abbiamo iniziato e voglio ringraziarvi tutto il supporto perché sta andando veramente benissimo in termini di visualizzazione, in termini di like, in termini di commenti. Veramente io e Sammy ci sentiamo che state supportando il nostro lavoro e per questo io vi dico grazie, grazie infinite, infinitamente. E questo mi sprona a continuare, ovviamente. Voglio continuare la definizione scientifica perché è un progetto che appunto ci abbiamo messo mesi a svilupparlo, abbiamo deciso di fare certi video, di andare in certe palestre. Questa cosa è scomodissima, cazzo. E sì, dall'altro lato mi sento che la situazione, soprattutto in Italia, che alla fine è casa mia, ci stanno i miei nonni. E c'è anche la mia ragazza a Roma che non vedo ormai da un mese e non so quando rivedrò. Quindi la situazione che state vivendo tutti voi adesso in Italia e la situazione che sta vivendo anche la mia famiglia che adesso è riunita tutta in Spagna, a Barcellona e ovviamente state tutti quarantinati. E io faccio, mostro sui video e faccio vedere invece che sto in giro e sembra che ce la tagliamo e possiamo uscire e questa cosa qua. E c'è questo, diciamo, disconnesso tra quello che state vivendo voi e quello che stiamo vivendo noi qua, che io chiaramente su Instagram anche in una foto, una scorsa foto, ho smesso praticamente di postare per due foto e poi ho postato un'altra foto dicendo che avrei ricominciato a postare e che però lo facevo, cioè volevo che tutti quelli che mi seguivano capivano che lo faccio perché quasi mi sto, non dico obbligando a fare, ma lo faccio non senza considerare la situazione in cui state voi. Nel senso che io e Sammy ci pensiamo un sacco, ogni singolo giorno noi ci svegliamo, leggiamo le notizie, vediamo i morti in Italia, vediamo i contagi, vediamo tutte queste cose qua. Ogni giorno io parlo con Ele, vedo quanto è difficile stare chiusi in casa e quarantinati. Cioè io non me lo riesco proprio a immaginare che vi dicono che non potete uscire di casa. Ma manco per fare una passeggiata, cioè il fatto di non avere quella scelta, proprio non so, quello che sto provando a dire è che io e Sammy rimaniamo comunque un sacco aggiornati perché siamo molto vicini sia all'Italia che alla Spagna. Nonostante questo, ricevo un sacco di messaggi sia su Instagram come DM che alcuni commenti qua su YouTube che sono veramente, sicuramente mi fanno riflettere, ma sono veramente cattivi e pesanti, del tipo, ah, tu, guarda tu, che sei un viziato del cazzo, che stai facendo tutto quello che stai facendo e non pensi che c'è gente che muore. Cioè, ci sono molti di questi messaggi che ovviamente mi fanno fermare un attimo, mi fanno riflettere. E io ci tengo a farvi capire che, ragazzi, penso a questo e penso al vostro stato, alla vostra situazione ci penso sempre, cioè, ogni ora. E quindi volevo fare questo video per farvi capire che io e Sammy stiamo continuando a portare i video per provare a dare uno svago a voi, non niente a che vedere col vantarsi o guarda quanto stiamo, che figo la nostra vita, noi stiamo a uscire senza nemmeno pensare e realizzare il momento attuale che state tutti vivendo. E non lo so, è difficile, tipo un po' non mi sento in pace con me stesso perché una parte di me direbbe: Giulio, devi smettere con la definizione scientifica, basta fare questo progetto, pensa alle cose più serie, pensa a tutti quelli che ti seguono che stanno a casa, inizia a fare contenuti veramente informativi e di valore per loro, inizia a far vedere home workout, inizia a parlare della dieta e dell'allenamento. E niente, quindi volevo anche farvi capire questo, chiedervi cosa ne pensate, se pensate che sia meglio che interrompiamo un attimo la definizione scientifica, perlomeno la parte vlog in cui vi mostriamo tutto. Magari mi focalizzo un attimo nei prossimi video sull'allenamento che potete fare a casa, sulla dieta che potete fare a casa. Quella è la prima cosa. La seconda cosa è volevo un attimino farvi capire che in realtà noi qua pensiamo sempre alla vostra situazione e anche noi, ora mi apro, a Dubai ci sono stati molti pochi casi, ok? Ci saranno stati una ventina di casi ed è da una settimana, 10 giorni che non aumentano i casi perché chiaramente hanno preso un sacco di misure, sono veramente stati incredibili, cioè,
praticamente puliscono, se mi seguite su Instagram lo vedete che li metto, puliscono sempre dappertutto, non appena tocchi qualcosa puliscono. Hanno chiuso i nightclub, quindi tutti i club la sera li hanno chiusi, hanno chiuso le palestre, hanno chiuso tutte le cose turistiche, quindi stanno provando a minimizzare il contatto e il corona qui ancora non c'è stato nessun tipo di diffusione, ok? Allo stesso tempo, ragazzi, a noi ci hanno cancellato i voli. Noi dovevamo stare a Dubai per iniziare la definizione scientifica, quindi solo 2 settimane, ma ci hanno cancellato i voli perché stanno interrompendo i voli con l'Europa. E quindi praticamente anche noi in questo momento siamo bloccati qua a Dubai. No, quindi non è che stiamo vivendo qua, tra virgolette, per nostra scelta. Ci hanno cancellato i voli, ci sono pochi voli di rientro, dovremmo essere quarantinati al rientro. In tutto questo io alla fine avevo fatto un budget della serie per 2 settimane a Dubai. E ora invece ci troviamo che chiaramente hanno cancellato i voli e le cose, che devo fare un budget per altre 2 settimane in Dubai. E niente, ci tenevo solo a farvelo capire, che spero che riusciate a vederlo, a intravederlo. Che secondo me con i video che facciamo chiaramente proviamo a essere di svago, ma in realtà in testa abbiamo un sacco di problematiche e comunque pensiamo e riflettiamo veramente alla situazione in cui state. Quindi non voglio che sembra che tipo ci vantiamo o non pensiamo assolutamente della situazione in Italia o in Spagna, in Europa in generale. Detto questo, appunto, volevo fare questo video perché non mi sentivo in pace con me stesso rilasciare il vlog senza nemmeno parlare un attimo della situazione, senza farvi capire quello che penso io veramente, senza farvi capire la mia situazione e la nostra qua a Dubai, che certo, la cosa pazzesca è che siamo liberi per girare. Di giorno almeno siamo liberi, però piano piano magari ci toglieranno anche quelle cose, ci hanno tolto la palestra, ci hanno tolto queste altre cose, e il fatto che comunque noi siamo bloccati qua perché le compagnie aeree, per non andare in fallimento, stanno riducendo molti voli e niente, quelli con noi abbiamo preso Turkish Airlines, che hanno interrotto tutti i tragitti con Spagna, Italia e altri paesi europei fino al 17 aprile, quindi siamo mezzi bloccati qua. Ma quello non è importante, noi siamo in salute, c'è gente che non è in salute, anzi voi da casa è ancora più difficile, parlo con Ele e nemmeno può scendere a farsi una corsetta, quindi no, non mi posso proprio immaginare. Però sì, ci tenevo solamente a dirvi questo, raga, perché appunto vedo dei commenti che a volte mi rattristiscono, perché io pensavo di averlo fatto chiaro, ma magari non è chiaro, non mi sto vantando di niente. È una situazione terribile, cioè abbiamo la fortuna qua a Dubai che stanno contenendo almeno per ora, e quindi possiamo ancora vivere e abbiamo ancora libertà per uscire di casa. E niente, mi sento un po' così, non so che fare, non so se smettere definizione scientifica, passare solamente a fare dei video più informativi, magari far vedere gli allenamenti, workout da fare a casa e interrompere i vlog. Non lo so, questo è la situazione in cui sto adesso. E quindi apprezzerei veramente tanto se mi fate sapere qua sotto cosa ne pensate, cosa volete che io faccio. Un'idea era di mettere i 2 vlog che abbiamo registrato nei prossimi giorni e poi passare a fare tutta roba informativa per l'allenamento fatto bene, scientifico, a casa. E quella era un'opzione, l'altra opzione era continuare i vlog e poi inserire gli allenamenti da fare a casa come pezzetto di un vlog. Boh, raga, fatemi sapere voi e lasciatemi anche un like se vi piacciono questi raw talks, però non lo so, ci tenevo a farvelo capire che siamo in una situazione dove siamo dei creator di contenuti, però purtroppo ci limitano la nostra creatività e questa situazione non lo rende così facile, perché è una situazione difficile per tutti. E per voi soprattutto, per il pubblico. Fatemi sapere. Noi siamo qua. Stiamo sopravvivendo, siamo qua. Non è il massimo perché ovviamente siamo bloccati, ma intanto possiamo scendere di casa. Quindi sì, ci tenevo solo a fare questo breve aggiornamento. E se state qua ancora guardando, raga, vi apprezzo veramente tantissimo. 10 minuti di me che parlo e dico cavolate. Se state ancora guardando siete veramente dei grandi. E quindi ci tengo a dirvi anche una cosa. Ricordatevi la parola Kaizen. Kaizen. Gli ingegneri tra di voi sapranno cos'è. Vuol dire
change for the better, vuol dire cambio per il meglio. E secondo me, dopo che questa situazione è andata, dovremmo tutti avere un po' più di Kaizen, dovremmo tutti cambiare per il meglio. E può volere un sacco, può voler dire un sacco di cose diverse per ognuno di noi, però veramente voglio che vi fissate in testa questa parola, Kaizen, change for the better, vuol dire tipo miglioramento continuo, vuol dire cambia per il meglio, continua a migliorarti, non restare mai fermo, non lo so. Penso che in questa situazione, una volta che ne usciamo, dovremmo tutti iniziare veramente a andare per la nostra strada, a cambiare in meglio e a continuare a migliorarci ogni volta per raggiungere i nostri obiettivi nella vita, ecco. Boh, spero ci faccia riflettere questa situazione. Vabbè, parlato per troppo, vi ringrazio di essere qua, veramente di cuore. Bacione a voi, raga, state bene, testa alta, positività. Ne usciamo, dai, magari non il 3 aprile, ma fra qualche mese, secondo me, ne usciremo, dai. Ci vediamo nel prossimo video, fatemi sapere.